creazione che impone alla politica di trovare la soluzione dell'immediato, perché nel frattempo c'è questa emergenza sanitaria. La regola principale è il distanziamento sociale, ma è chiaro che all'interno delle baraccopoli della città il distanziamento non si può garantire. Lei ha detto benissimo, c'è la situazione che abbiamo visto, che già conoscevamo peraltro, che quindi comunque era sotto gli occhi di tutti, perché 2 anni fa è stata fatta un'indagine molto precisa, molto circostanziata sulla situazione appunto delle baraccopoli cittadine. Oggi chiaramente siamo di fronte a una pandemia e quindi quello che è stato segnalato 2 anni fa si rivela ancora più grave, proprio perché l'incombenza di questa pandemia su una situazione del genere, igienico-sanitaria già precaria, anzi assolutamente deficitaria, può essere rischiosissima non solo per loro, ma anche per tutta la cittadinanza. A parte il Covid, è rischioso stare in casa? Perché c'è una varietà scientifica che sta delle malattie respiratorie. Assolutamente sì, dico, basta vederle. Noi siamo stati anche stamattina a visitare di nuovo appunto queste abitazioni, se le vogliamo definire così, i pericoli igienico-sanitari, ma anche strutturali, ma anche appunto di pubblica salute di dentro sono enormi. Quindi, cioè, chiunque arriva là, anche in maniera intuitiva, senza avere una laurea in medicina, capisce che sicuramente non è una situazione compatibile con una quotidianità, diciamo, che non dia problemi di salute. Lì ci sono persone anziane, ci sono persone. Ci sono bambini, quindi già soggetti sicuramente particolarmente fragili, in cui le situazioni appunto sanitarie si aggravano perché permangono per anni a volte appunto in situazioni igieniche veramente precarie. Una soluzione nell'immediato comunque non c'è, questo è chiaro. La politica dovrà discutere questa legge speciale per Messina che dovrebbe accelerare i tempi. Intanto c'è questa urgenza dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'ASP che certifica questa situazione. In attesa dello sbaraccamento, ci sono dei provvedimenti, delle iniziative che potrebbero essere messe in campo quantomeno per arginare questo fenomeno? Di quello che sta facendo anche l'igiene pubblica, il servizio di igiene pubblica dell'ASP, quello del monitoraggio. Noi abbiamo fatto, come lo sapete, delle campagne anche di screening con tamponi per verificare appunto la diffusione del virus all'interno di questa comunità di baracche, appunto di baraccopoli. E quello che è emerso, appunto, praticamente tutto sommato sono numeri molto, molto piccoli. Ma perché? Perché anche la partecipazione a questa appunto campagna di tamponi è stata veramente ridicola, cioè numeri molto, molto bassi. Questo ha anche una spiegazione nel fatto che le persone che poi vengono intercettate positive non potrebbero fare la quarantena all'interno del proprio domicilio, ma sarebbero costretti a lasciarlo, a recarsi nei Covid hotel, quindi a abbandonare anche situazioni familiari già difficili da loro, a lasciare anche il loro lavoro, che spesso si tratta anche di lavoro non lavoro nero, quindi diciamo che dà comunque sostegno a queste famiglie. Quindi per loro sfuggire anche a queste campagne è un modo per continuare appunto presente la loro sopravvivenza, ma che comunque desta preoccupazione a noi per le condizioni di salute. A parte le persone che abitano in baracca, l'ASP interesserà anche di quelle baracche che sono state abbandonate anche da un anno, in cui cioè, sono delle vere e proprie a cielo aperto, e che ancora non vengono demolite, anzi oggi c'è una gara d'appalto per demolirle, ma prima di aggiudicare una gara d'appalto, quindi una graduatoria, passerà mesi. Questo non penso che sia proprio un compito pertinente all'ASP. Abbiamo visto, io ho visitato proprio stamattina, ho visto che ci sono effettivamente delle baracche ormai svuotate e c'è una sorta di migrazione dello stesso gruppo, delle stesse famiglie che si spostano da una baracca ormai veramente fatiscente a una un po' migliore. Questo appunto avviene, lo dobbiamo segnalare, però dico, non è proprio competenza dell'ASP quello di poter chiudere o abbattere. Andrebbero sicuramente tolte, sigillate, chiuse, e comunque penso che il Comune si stia attivando con il piano di risanamento e anche l'agenzia, la Arismè, per effettuare al più presto. Abbiamo parlato anche con alcune persone a cui sono state consegnate da recente degli appartamenti, quindi c'è un movimento, diciamo, per togliere queste situazioni, per risolvere al più presto, diciamo.